La tessera siamo noi. Invece uno slogan che voi avete lanciato proprio venerdì sera in questo incontro pubblico è il Brescia siamo noi. Venerdì c'è stato questo secondo incontro pubblico organizzato proprio dalla vostra associazione sul Trasforma progetto radiazionale dell'azionariato popolare. popolare. Tu sei stato peraltro uno dei relatori perché in questa fase siete voi che state proponendo questa cosa, poi insomma non necessariamente sarete voi a No, portarlo infatti avanti. è stato comunque già da subito specificato che l'idea era comunque che un progetto del genere sia valido e vincente per tutti i tifosi, nessuno escluso, per tutti i tipi di tifosi, per tutti quelli che vanno in tutti i vari settori dello stadio, per quelli che allo stadio non ci vanno più, e che però qualcuno debba rompere il ghiaccio, qualcuno dovesse rompere il ghiaccio, qualcuno dovesse lanciare l'idea, qualcuno dovesse insomma prendere un attimo in mano la palla. Ci abbiamo pensato noi, perché comunque sia, come diciamo gruppo, siamo abbastanza radicati nel territorio, con tutte le nostre iniziative siamo conosciuti e quindi poteva essere, può essere una buona base d'appoggio per poi. Dopo, perché poi dopo la cosa prenda piede, soprattutto in tifosi che non siano ultras, perché poi l'importante è che l'azionario popolare, proprio per definizione, deve coinvolgere la base e la più ampia possibile della tifoseria. È stato un incontro in cui hanno partecipato dei membri di Supporters Direct, che è di fatto diciamo, un organismo, un'associazione che diciamo, si prefigge di aiutare appunto allo sviluppo di questi progetti nei vari paesi europei, come sostegno sia dal punto di vista così, come consiglieri che dal punto di vista insomma, di una maggiore esperienza, visto che comunque in Europa, ahimè, più che in Italia, questi progetti di azionariato popolare sono molto più avanti, ecco. Si è parlato di questo fondamentalmente. Sì, avete anche presentato una bozza di statuto, Sì, diciamo. diciamo che l'obiettivo dello statuto era prima di tutto far capire che comunque questa è una cosa seria che comunque ha delle basi, non è diciamo un'idea buttata lì così estemporaneamente. E poi diciamo che la cosa importante è che per chi ha letto lo statuto non c'è nessun fine di lucro in questa cosa, cioè non c'è nessun tifoso che ci deve guadagnare, ma il bene deve essere solo il bene del Brescia e di tutti i suoi tifosi, ma intesi proprio come comunità. E quindi alla fine, diciamo, già dare una bozza di statuto che è assolutamente rivedibile e modificabile nel caso in cui ci fossero assemblee più ampie, in cui l'idea prenda piede a livello proprio concreto. Verrà sicuramente, diciamo, aggiustato, però doveva far capire, insomma, i principi cardine, e uno dei principi cardine è l'assoluta assenza di lucro e, diciamo, l'assoluta apertura a tutti i tipi di tifoso senza nessuna distinzione di sorta, sociale, razziale, piuttosto che di sesso, di qualsiasi tipo, ecco. Si è parlato anche della possibilità di dare vita ad una fondazione? Sì, diciamo che questa potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea soprattutto visto che comunque all'incontro hanno partecipato con nostro, diciamo, grande, come dire, gioia, molti membri delle istituzioni. La fondazione sicuramente non è una cosa che verrebbe gestita da noi in prima persona perché comunque sia non siamo le persone più indicate e poi soprattutto perché la cosa deve essere assolutamente trasparente e Certo. limpida, in modo che comunque chi voglia contribuire, chi ne abbia le possibilità, la voglia e le facoltà, possa diciamo mettere in questa fondazione dei fondi, in modo che nel caso in cui il Brescia si ritrovasse in situazioni diciamo poco brillanti dal punto di vista economico, si sia pronti per diciamo, prendere in mano la cosa e per fare andare avanti, perché come dicevano giustamente i membri di Supporter Direct, l'azionariato popolare sta prendendo maggiormente piede proprio in quei paesi, so, per esempio mi viene in mente l'Inghilterra, in cui il calcio business è ancora più avanti che l'Italia ed è ancora più radicato, sappiamo gli stadi di proprietà,
sappiamo l'indotto che crea il calcio, ma proprio a maggior ragione sta prendendo piede lì, perché lì si è visto quanto fragile sia questa struttura, perché nel momento in cui il progetto imprenditoriale fallisce, non rimane più niente. I capitali spesso sono stranieri e quindi non rimane più niente. Quindi ci si ritrova magari senza la squadra, una città che ha avuto una storia gloriosa non ha più la squadra. E si è capito, e spero che si possa capire anche in Italia, e a maggior ragione a Brescia, che una società gestita dai tifosi e diciamo in cui economicamente contribuisce la base di tutti i tifosi è molto più stabile e molto più duratura, perché comunque è formata da gente che ha a cuore la propria società e quindi è garantito un futuro ricco di successi, ma soprattutto un futuro molto più lungo, che non è più in mano alle bizze di qualche miliardario, di qualche magnate che magari è anche straniero e quindi si può stufare oppure innamorare di una qualsiasi altra squadra al mondo e andarsene. Ecco, ricordiamo che in questa fase non vengono chiesti soldi a nessuno e poi comunque quando e se sarà, cioè nessuno stabilirà una cifra che uno per essere socio deve mettere, no? Questo sicuramente, cioè probabilmente in futuro nel momento in cui ci sarà questo passo, e sarà già un passo importante perché vorrà dire che avrà coinvolto molte persone, e probabilmente ci sarà una base, ma diciamo una quota base, di solito almeno nelle società, nei progetti in cui l'azionariato popolare ha preso piede, c'è una quota base, ma una quota irrisoria comunque sia, cioè una quota che è accessibile assolutamente a tutti. E questo comunque non è il momento, questo è il momento di sensibilizzare e far capire che comunque sia può essere veramente un cambio di marcia a maggior ragione per la nostra città, perché comunque sia è vero che il Brescia ha fatto tanti campionati in B, è vero che non è mai andato oltre certi livelli, è vero che ha fatto anche la Serie A, ma altrettanto vero che non è mai stato stabilmente nel gota del calcio, e penso che visto le disponibilità, visto la grandezza della nostra provincia, ci sia la possibilità potenziale di fare una cosa di questo tipo.